Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Nello scorso video ho sfidato la palestra di Garrafopoli, vincendo anche piuttosto facilmente. Alla fine, più che altro, è stato l'ultimo Pokémon, Carbominable, che mi ha dato qualche problemino, perché il gioco piace così. Ad ogni modo, ho detto poi che avrei fatto il Titano, ma in realtà non mi conviene fare il Titano in questo video. Mi conviene fare la base del Team Star, la divisione Buio. Dunque, la base è questa qui, quindi impostiamola come destinazione. È qua vicino, a dire il vero, non è neanche troppo lontana. Ovviamente la cosa migliore da fare è partire dal piano intermedio di Garrafopoli e poi risalire la strada e andare a sfidarli. Quindi, ma qua c'è anche un altro allenatore. Dunque, vediamo un po' che c'è da fare qua. Ah, chi è coso qua? Jarias, come si chiama? Garof. Garof? Esatto, sono Garof, bravo. Devo ringraziarti, per merito tuo posso partecipare all'operazione Stardust. A che scopo? Fatti personali? Ah, il mistero che circonda il Team Star. Che mistero? Circolano un sacco di voci su di loro, hanno bullizzato gli altri studenti. E sembra che passino il tempo chiusi nelle loro basi a tramare contro la nostra accademia, ma non è vero. Eh sì, quindi se non tornano a scuola probabilmente non... Ah, non vengono a scuola da più di un anno. Io se non andavo a scuola per un anno mi bocciavano proprio diretto. Quindi vuoi farli sciogliere per farli tornare a scuola. Bravo preside, prof, è anche un professore insomma. Non ho ancora ricevuto risposte, la scadenza che gli ho dato per decidere se preferiscono sciogliersi o essere cacciativi si avvicina. Ma tu... dovresti essere Garof, non il preside. Ecco qua Cassiopea. Sì, ma tutto sto discorso io non lo vorrei fare ora, perché lo faccio la prossima volta che vado ad affrontare. Team Buio è forte, amici miei, eh. Non è da sottovalutare. Vedo che sei vicino a una delle basi del Team Star. Per caso c'era qualcuno lì con te? No, sono solo io. Comunque, ora che hai sconfitto uno dei loro capi, il team sarà molto più allerta. Prevedo che le prossime basi saranno più difficili da conquistare. Fai attenzione a risentirci. Ma infatti io non voglio andare a sfidare la base. Mi hai teletrasportato qui senza che io te lo chiedessi. Bene, a questo punto proseguiamo. I tre Pokémon che ho davanti sono due tipi lotta. E anche... se ho messo... quale dei due? Ah, oh, attenzione. Ora ci chiamano loro per la sfida. Hello? Ehi tu, dove credi di andare? Fermo lì. Noi siamo il Team Star e questa è la base della divisione di tipo buio, ma forse ci conosci meglio con il nome di banda Seguin. Precisamente, e a noi gli intrusi come te non piacciono proprio per niente, no signore, non ho idea di cosa sia Seguin. Scusa, ma è meglio che fai dietro fronte e te ne torni da dove sei venuta, o preferisci che ti convinciamo con le maniere forti? Ehi, aspetta un attimo, io ti conosco, ma sei quello lì, Link, vero? Quello che ha dichiarato guerra al Team Star, il nostro nemico numero uno? E lo ammetti così, fai finta e nega tutto, va bene. Sia come sia, di qui non si passa, accetto la sfida, dai, forza, non voglio perdere tempo a chiacchierare con voi reclute insulse. Preparati a sentire l'amaro sapore della sconfitta. Signorina, lei non mi conosce, mi sa. Yeah! E allora? Chi mandi? Markrow! Beh, Pokémon volante contro tipo elettro. Facciamo ciao ciao con le manine? E Pomot di mani, ne ha due! Fulmindenti! Mani, zampe, vabbè, però... ciao si fa con le mani, perché gli animali non fanno ciao. Gli animali fanno i versi quando ti salutano. O ti si accoccolano vicino. Che cos'era quella posa? È arrivato il momento di calare il sipario, sì cara mia. Anche l'altra recluta vuole affrontarmi, no? Perché sono in vena di sfide in questo momento, eh? Astra la vista, baby. Astra la vista. Allora? Perdona, lei è appena entrata nel team e mi sa che non ha ancora imparato le buone maniere. Beh, io ora mi torno alla base e devo allertare gli altri. Ti avviso, appena entrerai ti attaccheremo in massa, fossi intesa a tagliare la corda. In ogni caso, buona fortuna. Astra la vista! Ciao, anche a te. Fammi vedere come apri il cancello con le animazioni che non ci sono, dai, ti prego. È Cassiopea? Sì, so, ho illuso la sorveglianza. Andiamo avanti. Dietro te c'è il covo della banda Seguin, la divisione buio del Team Star. Non so se è Seguin o Seguin, non lo so ragazzi, davvero. Il loro capo è Romelio, coordinatore del Team Star, nonché compositore della colonna sonora del team. Quindi è un Toby Fox di tipo buio, va bene.
È un tipo sveglio, o meglio, presumo che la nostra dichiarazione di guerra non lo abbia scosso più di tanto. Sospetto che il suo piano sia rifiaccarti con ondate di reclute per poi finirti personalmente. Con un tipo come lui è inutile ricorrere a stratagemmi. Meglio una carica frontale, come facciamo come anche con gli altri a questo punto, eh? È tempo di dare una batosta alla banda Segin. Suona il gong e dà il via all'incursione. Certo, con i miei tempi. I miei tempi sono proprio ora. Perché mi giri la cam ogni volta? Io devo capire che problemi hanno. Anche quando affronti i raid, ti gira la cam davanti a te. No, la voglio dietro. In terza persona, non in una finta prima. Pomi, quanto è grosso Pamot. Non Pomi, Pamot. Ehi, il tizio che per un colpo di fortuna ha battuto un'altra banda che ha fatto irruzione qui. È il momento di mostrargli di cosa è capace il Team Star. Forza, mettiamolo alla porta. Il capo non ti degnerà di uno sguardo se non sconfigge almeno 30 dei nostri Pokémon in 10 minuti. Sta cosa di sconfiggere un certo numero di Pokémon in 10 minuti è assurda, non ha senso proprio. Let's go, Pomot! Fagli sentire chi comanda. Dai, però sconfiggine uno, su, dai! Dov'ha? Oh, qua! Grafaiai, grande. Ok, dov'è gli altri? Dov'è? Dove sono gli altri che prima ha caricato a caso proprio Pomot? Ma questi? Ma chi è questo? Oh. Ah, le cavallette sono tipo buio anche. Ma sono le cavallette? Non è tipo acciaio le cavallette, tipo buio sono. Vabbè, meglio così dai. Ah, Sableye. Beh, Sableye è tipo buio. Buio spettro, un bellissimo tipo. Che non aveva debolezze all'epoca. Qua, qua. Grandissimi ragazzi, attendo che ti attacca. Andiamo Pomot. Torna qua e vai alla carica. Dov'è tu? Ma perché non attaccano mai quello dritto davanti a loro? Ce l'hai davanti, attacca quello che c'è davanti. No, attacca un altro che non esiste. Vai, va. Mannaggia a voi. Eccolo qui, perfetto. Oh, non mi sbracciare avanti la faccia, su. Vai, questi qui, un po' di Ponyard che ci vogliono. Un po' di pedine da far fuori. E poi i prossimi dove sono? Di qua? No, non ci sono più, finiti. Dove stanno? Ah, eccoli qua. I Sandile, belli. Ma io non ho preso neanche un danno? Ci picchia. Che bello. Mamma mia, neanche un danno. Ok, se la mettiamo così... Non abbiamo speranza di vincere, corro a chiamare il capo. Oddio. Bello lui. Mamma mia, fantastico lui. Bella anche la Star Mobile. Però il nostro intruso sa farsi notare. Ti chiami Link, giusto? Io sono Romelio, a.k.a. DJ Crudelio. Fa rima. Tu chiamami pure come ti pare. Ma direi anche basta con l'intro, è ora di passare dritti all'outro. Metterò su un bel requiem che faccia la colonna sonora alla tua disfatta. Lottiamo allora e diamo inizio a questo party! Ho preparato una compilation di mosse che ti lascerà a bocca aperta. Let's go. Timer Ball? Ah. Mi sembrava una Timer Ball, ma... Ne hai di fegato a dichiarare guerra a Team Star? O forse più che fegato è incoscienza. Può essere, eh? Hai un Ponyard, sberlissime tese. Ma solo due Pokémon c'hai? Il livello è bassino, sì.
Questa cara da fare prima lui che non Pruna. O Mela, vabbè, come si chiama in italiano. Pruna, Pruna. Era da fare prima lui che non Pruna, sì. Allora, la Star Mobile entra in azione. È il momento di far salire i BPM. Spacchiamo le casse e diamo una svolta a questa esibizione live. Certo che parlano un po' troppo veloci. Cioè, non è che parlano veloci, sono i text box che scompaiono subito, quindi è un po' fastidioso. Oddio, era meglio andare in terra, perché è più veloce lui. Sicuramente ha acceleratori come gli altri. Ah, però sono elettro io in terra, non sono lotta. Grande Pomi, grande. Grande Pomi. Grandissimo. Terra, sono elettro. No, no, continua con sbernetese senza... Ah, non ha acceleratore lui. Un inizio col botto, preparati. La playlist di Hit è bella lunga. Ah, hai capito, no? Proprio il gioco di parole. Vai, 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 bravo. Ah, solo tre. Accidenti, Star Mobile Seguin, livello 20. Sì, ho capito, però non ha quindi acceleratore. No, sono un attimino esterrefatto da capire. Hanno... Quante abilità ha però questo Pokémon? Perché Revavroom è sempre uno Revavroom. Magari la Star Mobile è un Pokémon a parte. Potrebbe anche essere un Pokémon a parte, che per ogni divisione è di un tipo diverso e ha un'abilità diversa. Sarebbe figa come cosa. Vabbè, posso sperimentarlo con le altre basi poi, quando andrò avanti nel gioco. È fatta. Bene. E senza Terra. Ottimo. È bello poi che vanno in fumo. Più attacchi, più vanno in fumo. Perché perdono punti salute, quindi perdono i pezzi. Dai, in terra piano medio, su, ha vinto il migliore, cioè io. E questo è quanto. Quanto pare. Anche tu rimembri di un anno e mezzo fa, più o meno? Qualche mese, vabbè. Yeah, guarda come lì se la... tutto quanto... se la headbanga. E questo è quanto, sì. Che c'è, Romelio? L'arcicapo voleva il mio parere su un paio di cose. Quindi abbiamo fatto una chiacchierata e preso delle decisioni. Cioè? Beh, tanto per cominciare l'operazione Star. E poi il codice di condotta del team. Ultimamente abbiamo avuto un sacco di nuove reclute, no? Quindi pensavamo che sarebbe meglio fissare qualche regola, tipo un codice di condotta, ecco. Oh, e darei una mano anche tu a stilare questo regolamento, Romelio? No, per carità, troppa pressione. Ho iniziato ad attirare antipatie dopo che sono diventato rappresentante degli studenti. E insomma, sapete perché, no? Beh, sì, è cominciato a imporre una spilza di regole fastidiose. E quindi sei stato sostituito subito. Veloce, veloce. Non posso che confermare. Un esempio fu il divieto di aver capigliatura che sporgesse più di 3 cm oltre la nuca. E lui se ne va in giro con i capelloni. Va bene, bravo Romelio. Rammento ancora qual vessazione fu. Lui è un ninja, credo. Parla in modo arcaico, no? Un po'... parla in modo un po' antico, no? Appunto, è proprio per questo che io con le regole non voglio più averci niente a che fare. Non c'è storia, non ci sono portato. Ma se sei sempre tu a prenderti cura di tutti i membri del team, Romelio. Infatti, non c'è recluta che non si fidi ciecamente di te, mio caro. E poi, dai, non sei mica più il Romelio pedante e puntiglioso di prima. Chissà, magari delle regole scritte da un nuovo Romelio non sarebbero potute a sta catastrofe. Invero. E va bene, ho capito. Mi avete preso per spinimento, lo farò. Ho fatto del mio meglio. Ho stilato io stesso il codice di condotta. Lascerò il mio ruolo come è giusto che sia. Questa è la mia medaglia team, il simbolo della mia autorità. Prendila tu. Ah, però, Team Star... Allora, i codici di condotta lo rispettano ciecamente. Non si fanno problemi a lasciare la base una volta che sono stati sconfitti. Quindi hanno delle regole morali. Lui era il rappresentante degli studenti anche, quindi non è che sono delinquenti fatti e finiti perché ci piace fare casino. Così, proprio perché... c'è qualcosa che non quadra. Devo fare tanto di cappello ai tuoi Pokémon, però. Uno più forte dell'altro. Ne ho usato solo uno. Hai imparato all'accademia come allenarli e che mosse insegnarli? Non proprio. Capisco. Beh, come va a scuola? Ti stai divertendo? Abbastanza. Capito. Tu sei Romelio, giusto?
Santo cielo, ma che sono quei capelli? Ti ha colpito in faccia la mossa di un Pokémon. Romelio, guardati allo specchio. Voglio solo fare quattro chiacchiere con te. Cioè, sono meglio quelli di Romelio, però... Ah, sento come l'odore di una gran seccatura. Ma tanto che ho di meglio da fare. Spara. Grazie, andrò di diritto a sodo allora. Se voi del Team Star continuate su questa strada, verrete tutti espulsi, dal primo all'ultimo. Ma siete ancora in tempo per cambiare le cose. Sciogliete il Team Star e tornate all'Accademia. Ah, ma è di questo che volevi parlare? Beh, spiacente, ma stiamo aspettando una persona. Anche se non sappiamo se tornerà. Una persona? Un amico, per caso? Non proprio. È il capo più forte che ci sia nel Team Star. Voi allenatori avete la vostra supercampionessa, no? Beh, noi abbiamo il nostro arcicapo. La persona che ci ha radunati e ha dato vita al team. E dove si trova adesso questo arcicapo? Ecco la domanda da un milione di crediti Lega. Non ci sentiamo da che sarà, un anno e mezzo? Ah, quindi effettivamente un anno e mezzo fa. Pensavamo che tenendo in piedi il Team Star, prima o poi l'arcicapo si sarebbe fatto sentire. Ma gli insegnanti continuano a insistere per farci lasciare il team e adesso siete arrivati anche voi a guastare le feste. Ma chi lo sa? Magari l'arcicapo ci ha davvero abbandonati. D'altronde una volta aveva pure detto di voler sciogliere il team. Fammi capire, quindi l'arcicapo e il Team Star sono davvero così importanti per te? Importanti? Puoi dirlo forte! Per dirla come dite voi dell'Accademia, sono il mio tesoro! Allora, questa avventura è risolta. Quindi nel prossimo video assolutamente dominante del deserto, così insomma ci vediamo anche il nuovo Pokémon. Sì, perché nello scorso video io l'ho visto, però diciamo che non l'ho proprio fatto vedere bene. Perché preferisco tagliare la parte e metterla poi nel video apposito. Link, mi è giunta voce che Romelio non è più in possesso della sua medaglia team. Immagino che l'abbia consegnata a te. Oppure l'ha persa. Capisco. Senza il suo capo la banda seghina le ore contate. Romelio. Scusami, pensavo di nuovo a voce alta. Come promesso ti invio le ricompense che ti spettano. Questa sta tipa o sto tipo ha tantissimi crediti Lega, quindi è una persona importante. Che sia tipo la campionessa, proprio intendo Alisma, perché no? Chissà, magari... Però lei era l'arcicapo. Da quanto tempo è campionessa Alisma? Vabbè, non si sanno ste cose. Magari a fine avventura per forza si viene a sapere chi è l'arcicapo. Dovremmo anche affrontarlo sicuramente. Pokémon gira così. Qualsiasi JRPG gira così. Usa questi nuovi ammetti per rendere ancora più forti i tuoi Pokémon. La mia squadra di rifornimenti arriverà a breve. Vediamo la sua squadra. Eccola lei. Lei è la squadra, tutta quanta la squadra. Che c'è? Ti piace Penny? Se la sta mangiando. Aiuto, è un Pokémon. O qualsiasi cosa sia uscita dall'area zero. È ovvio che viene dall'area zero, ci hanno detto. Mi ha ricoperta di bava. Ah, la bava a Miraidon. Ma che razza di Pokémon sarebbe? Non ne ho idea! Sei molto calmo considerando che ti porti dietro un grande punto interrogativo. Prima che me ne dimentichi, tieni, ecco la tua ricompensa. Non so neanche se è veramente un Pokémon, se è un paradosso, se... Si sembra un paradosso di Sigilizar, ma... Tuo nome è Link, no? Tu che fai parte dell'operazione Stardust, cosa ne pensi del Team Star? Non sono malaccio, dai, sono carini al loro modo. Sono rispettosi delle loro regole. Capisco. Alcuni dicono che quelli del Team Star non sono cattivi di natura. Pare che siano quasi tutti vittime di bullismo. O gente che ha difficoltà nei rapporti sociali, molto introversi. Un giorno hanno deciso di fare gruppo ed è nato il Team Star. Così possono tenere testa ai bulli che altrimenti li calpesterebbero. Ah, queste cose le ho scoperte hackerando gli account e le social media degli altri studenti. Si dice anche che dietro le quinte ci sia una figura che ha reclutato 5 capi e che regge le file delle 5 bande. Ah, non parlo mai così tanto, mi fa male la gola. Questa non potrebbe fare la youtuber o qualsiasi altro lavoro dove serve parlare. Buona fortuna con le altre basi. Bevi se ti fa male la gola, bevi tanta acqua prima di parlare. E allora, bene, posso concludere qui l'episodio. A posto allora, io mo rientro, mi faccio una bevutina al distributore automatico. Allora, ogni modo, amici, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per averlo seguito nel prossimo episodio dominante del deserto. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, fateci un pensierino che tanto è gratis. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima.
Bye bye.